Ok, ci siamo? Ci siamo? Sì, dai, ci siamo. Ok, andiamo avanti con questo gioco che l'ultima volta che l'ho giocato è stato il 3 agosto, quindi direi che... Ah sì, 3 agosto, giusto. Dai, io non mi ricordo cosa devo fare, per dire dove sto adesso, che co cosa devo costruire. Allora, carbone. Non lo so cosa devo fare. Allora, lavoratori, vediamo chi abbiamo. Alchimista, minatore, ferro, carbone, ce ne sono già tre, quindi direi ok. Ma c'è gente, no? Vabbè, andiamo a fare ferro. Cioè, davvero non mi ricordo. Aspetta. Io ho già 5 guardie e un guerriero. Ok. Abbiamo il ricognitore, quindi è molto probabile che la notte la facciamo qualcosa. Però mi sa che sono tutti. Ah, no, questo è il riposato che è il guerriero. No, no, no. Aspetta, che mi sono ricordata un'altra cosa. Madonna mia, la mia memoria. La mia memoria che non mi assiste. Allora, le guardie, no, queste sono stanche. No, devo trovare altre persone nel caso farle fare guerrieri. Guerrieri? Era guerrieri? Guerrieri, sì. Però mi servono con delle caratteristiche buone perché sennò tutto abbastanza inutile. Forse abbiamo due persone. Abbiamo sbloccato questa cosa. Questa cosa. Abbiamo due viandanti. Ben due. Onesti. Vabbè, no. Devo fare guerrieri. Perché guardie ce ne abbiamo 5, secondo me ci stiamo. Facciamo guerrieri. Allora, poi. Allora, abbiamo la lancia. Armatura di ferro. Per il momento va bene così. Ok. Abbiamo fatto sto cacchio di carbone. Cioè, siamo a più della metà, quindi ok. A due terzi in questo momento. Sta pietra solare, forse questo ci serve per fare la pietra solare. Mi sembra di ricordare questa cosa. Incredibile. Dungeon, no, non lo facciamo il dungeon adesso. Aspetta, fammi vedere qua se questi sono ripresi. Riposato, va bene così. Va bene così. Vorrei fare. Allora, aspetta, intanto. Allora, di acciaio ne abbiamo 39 che ne possiamo usare. Quindi, vediamo se riesco a fare. Armatura acciaio ne richiede 10. Ok, ne potrei fare anche 3. Però mi servirebbe pure la spada. Ah, di spada ne richiede 5, quindi ne posso fare una. E così ai lavoratori, perché questi c'hanno tutti. Ah, no, aspetta, cosa ho pigiato? Vero? Madonna, confonde il guerriero con la guardia. Ma porca di quella miseria. Mi prendono le paure incredibili. Allora, spada, una. Ma questo mi piacerà. Azione! Ok, mi è morto qualcuno? Forse sì. Eravamo 27, forse. Dai, mi è morto un guerriero, mannaggia la miseria. Vabbè, diciamo che se non arriva nessun altro prima del tramonto, prendo un guerriero e lo faccio guardia, perché guardia 5 per forza mi serve. Forza. E la cosa assurda è che erano tutti potenziati, cioè c'è la spada più bella che posso fare insieme all'armatura, che è la più, sono le due cose più forti che posso fare. Va bene, va bene. Torniamo con questi. Allora no, questo no.
Vediamo questa di acciaio. Ma perché sbaglio sempre qua quei tasti? Chi lo sa? Va bene. Allora, andiamo azioni e continuiamo nella miniera di ferro. Per il resto ok, perché finché non arriviamo a 300 di carbone siamo abbastanza fermi. Che giorno stiamo già? Non mi ricordo. 27, abbastanza buono anche in realtà. Non male, barche direi che non ce n'è bisogno. Non serve. No, forse si avvicina. Ok, aspetta. Parlo con uno sconosciuto generico. Arriviamo, siamo dall'altra parte del villaggio e sta piovendo. Ci metterò una settimana, ma sto arrivando. Ancora niente acciaio qua, non si muove. Estremamente non ho mangiato giorni e noi il cibo glielo diamo perché siamo delle persone buone. Vabbè, abbiamo un piccone. Ok. A proposito di piccone, vediamo se tutti hanno il piccone tra quelli che può servire. Ma c'è qualcosa che non mi quadra però. Scusa, quelli che fanno il ferro dov'è? Alchimista, minatore di... No, minatore di ferro. No, di acciaio. Ah no, eccoli. Ma non è che... No, non gli serve. Non lo so. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Non gioco da giorni, quindi non mi ricordo neanche più come si gioca questo gioco. molto bene direi. Qua il sole sta tramontando, non è arrivato nessuno. Non è vero, bugia. È arrivato una per due persone addirittura, ma forte che sarà subito un... Dove cacchio è? Una guardia, dobbiamo fare una torcia, presto! Presto una torcia. Allora, lavoratori, viandante, forte, guardia. Viandante, a te ti faccio non guardia, dov'era? Serve uno scudo, aspetta, fermi tutti, scudo. Uno scudo. Ok, prima di tutto lui perché c'ha priorità, non guerriero, mannaggia la miseria, guardia. L'unico che sta senza niente, poverino. Dategli una lancia, armatura d'acciaio. Bene così. Dov'è il mio personaggio? Di qua. Facciamo lavori in miniera. In teoria anche i guerrieri li potrei fare guardia in modo tale che poi durante il giorno loro si riposano, anche se loro poi si riposano la notte. Ma mi è morto il... no, il ricognitore ce l'ho ancora. E... vabbè, mi sono i lupettini 1, 2, 3, 4. Finché arrivo qua sono morto. Yeah, bravi tutti. Bravi tu. Per farli riposare, appunto, tenerli freschi per quando si trova una grotta. Che secondo me non è una cosa malvagia. Il problema è che spostarli tutti da una parte all'altra ci metto tempo. E quella è quel dungeon lì, fare quei dungeon lì comunque non hai tanto tempo perché è praticamente la parte del tramonto, cioè la parte prima tipo della sera, e dura pochissimo.
Quindi è un po' un casino, tipo adesso i guerrieri che sono, non loro, ma quell'altro, mi dicono poco riposato, a parte questo che è l'ultimo arrivato che non ha niente. Mentre loro che sono le guardie, poco riposato, stanco, poco riposato. Un problema. Lui è andato. Quindi, guardie ne abbiamo 5, quindi ok. Direi che se troviamo un altro a farlo guerriero, siamo abbastanza a posto. Direi che posso fare un'altra spada e forse un'altra armatura. Allora, vediamo le guardie come stanno messe. Allora, lui, vediamo sta spada. Poi, guerriero. Servono tre spade e un'armatura. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Un'armatura d'acciaio. Ah sì, d'acciaio era. Facciamo un'armatura e le spade ne faccio. Forse siamo giusti. Allora, ricontrolliamo qua. C'hanno tutte le spade belle e le armature belle. Molto bene. Guerriero. Gli cambiamo la spada. Sono arrivate anche altre persone. Molto bene. La spada, a lui cambiamo la spada, l'armatura bella, a lui mettiamo la spada e l'armatura bella. Ok, quindi abbiamo due viandanti addirittura. Tutti che non mangiano da giorni, molto bene. Allora, guarda, a te che sei onesto, ti faccio guerriero. A te invece, dato che serve sto cacchio di carbone, ti faccio fare il minatore di carbone. Quindi poi, guerriero siamo 5, però siamo poco forniti. Vabbè, per adesso questo va bene così. E l'altro era minatore di carbone 4, diamo un bel piccone. Li costruiamo anche, no, bombino. Ricostruiamo anche il carrellino, così porta più cose. Ci serve sto cacchio di carbone. Ok, abbiamo la caverna, 5 guerrieri e un alchimista, direi che la possiamo fare questa. Facciamo sto dungeon. Ora no. Avanza. Sicura, non c'è bisogno. Avanza. Cerca. Un'armatura di ferro che ok. Due lupi, Madonna. Non voglio dire niente, voglio arrivare prima alla fine della grotta. Poi vediamo. Ho sbagliato, gli ho fatto andare avanti troppo presto. Cura. Diciamo che il nostro alchimista curi queste due persone. Penso sono due sole, sì. Avanza. Ok, sono due. Facciamo curare. Sono due e tre, forse ci sono pure io, sì. A me cura per primo, che bello! Tendenzialmente con 4-5 guerrieri e 1-2 alchimisti si fa benissimo questa parte. Facciamo avanza. Andiamo alla fine del dungeon, vediamo che cosa troviamo.
apri sacco. 7 gemme, ok, termina. Va bene, va bene. Allora, intanto facciamolo lavorare in miniera. Cerchiamo di capire cosa ci manca. Dai, 4 di carbone. Pretty please. Allora, mentre fa il carbone, voglio vedere un attimo il guerriero. Ok, mi serve una spada che non abbiamo. Vediamo se l'armatura... No, l'armatura era sempre di ferro, quindi niente. Allora, facciamo... armatura di acciaio, tanto ce la possiamo permettere. E una spada d'acciaio. Così anche questo guerriero fantastico e bellissimo avrà tutto bello, bello, bello. In modo assurdo. Costruisci, finalmente possiamo costruire sto cacchio di calderone. Era anche ora. La calderone permette agli alchimisti di produrre la mitica pietra solare, che è quella che ci serve per fare sta cosa. E ne abbiamo bisogno di 30. Di 30. Anzi 40, perché dobbiamo fare pure la forgia. Quindi direi che... direi che carbone non ce ne serve più tantissimo, quindi un lavoratore della miniera di carbone, se trovo un saggio, ok, ne ho 2 addirittura, possiamo fare un po' un trick. Allora, intanto scambia, compriamo un testo antico per 13 gemme, io quante ce n'ho? 43, ne prendiamo 2, e una e 2, nice, lavoratori, miniera di carbone... questo gli facciamo cambiare lavoro, gli facciamo leggere questo, l'altro minatore di carbone, quest'altro saggio, facciamo cambiare lavoro e lo facciamo diventare studioso. È arrivato qualcuno? Ho visto cose scritte? Sì, abbiamo una persona fantastica, bellissima, forte, nice. Allora aspetta un po', però voglio levare sia alle guardie che ai guerrieri, forse è meglio più guerrieri adesso, levare quelli che non mi servono e farli diventare, farli cambiare lavoro. Tipo a lui gli cambio lavoro, gli faccio fare il minatore del carbone, mentre questo che è appena arrivato, dato che è forte, facciamo diventare a guerriero. L'avevo levato, madonna, non mi ricordo più. Sì, a guerriero. Fermi tutti, guerriero, ok, guerriero, diamo la spada e gli diamo l'armatura d'acciaio, ci siamo, benissimo, minatore, gli diamo tutte cose per fare il minatore, un abitante ha ottenuto i poteri di alchimista, nice, possiamo fare il dungeon? Sì, facciamo sto dungeon. Allora, cerca nella pila, vediamo cosa troviamo. Ah, serpenti, nice. Pura, no, no, non vi arrabbiate, non vi arrabbiate. Ah, scusa, pura. Questi altri 2. Vabbè. Andiamo avanti. 3 lupi? 4? Boh, io so. Nice, bravi tutti. Bravi tutti. Ho stato colpito pure anch'io. Pure anch'io, ma come cavolo parli? Anch'io volevo dire. Avanza. Cerca nella pila. Ti prego, non serpenti, per favore. Uno scudo va sempre bene. Avanza. Il ragno gigante. No. Ma
Madonna, non ha fatto neanche l'attacco AOE. Incredibile, siamo troppo forti. Troppo forti. Posso dire tranquillamente perché nell'ultimo pallino di dungeon ci sta sempre drop, eccetera, non ci sono mai nemici. Almeno non ho mai trovato, in tante volte che ho fatto sti dungeon qui, nemici, quindi... Yeah, bravi tutti! Bravi tutti, vorrei trovare delle gemme solari, però ok. Allora... Lavoratori, devo un attimo vedere un po' di cose. Allora, alchimista ce ne abbiamo tre e va benissimo così, sia per il dungeon sia per la produzione qua di pietre preziose. Minatore di ferro sono due. Di carbone va bene. Ricognitore più veloce, ok. Cioè, di guerriero soltanto un forte c'ho, un forte, un coraggioso, cioè tutti onesti e un saggio. Vabbè. Gran lavoratore. Aspetta, questi che fanno? Ah, quello dell'acciaio forse? Sì. Guardi, gran lavoratore, più veloce, forte, saggio, forte. Ok. Lanciatore, due saggi. Pastore, sono tutti e due saggi. No, un saggio e un onesto. Veloce e gran lavoratore. Raccoglitore di legna. Vabbè. Oh, due viandanti. Allora, coraggioso. Coraggioso lo potrei mettere tra le guardie. Vediamo. Vediamo sto gran lavoratore, dai, cambiamogli cosa, mettiamolo a raccogliere la legna. È un viandante questo coraggioso, lo mettiamo. Chi era? Guerriero. E quest'altro lo facciamo contadino, dai. Costruisci, posso costruire qualcosa? Allora aspetta un attimo, devo sistemare prima queste cose qua. Perché guardie ce n'ho 4 mo? Ah, perché l'ho messo... Guardia... Sei guerrieri infatti. Scusa, ho sbagliato a cliccare, dovevi essere una guardia. pardonnemoi. Ok, quindi guardia. Diamo una spada e un'armatura. Ma l'altro gliel'ho dato il lavoro, non mi ricordo. Ah sì, forse contadino. Una falce, carrellino. Aspetta che c'è pure un raccoglitore di legna. Un'ascia di ferro. No, combina, era giusto. Carrellino pure a lui. Lavoratori. Tac tac tac. Ok, ci siamo. No, mi dire che mi è morto il ricognitore. No, perché non... Ma dov'è il mio... Dove sono i miei personaggi? No, sono qui. Ah, vabbè, prendi, fai cibo, va. Quindi io dovrei avere 5 guardie adesso. Perfetto. 5 guardie, di cui un più veloce, un forte, un saggio, un forte, un coraggioso. Ok, va bene. Va bene, va bene. Abbiamo 16 pietre. Possiamo costruire qualcosa. La forgia solare. Vabbè. Appena si fa giorno. Facciamo... No. 2 addirittura. Che maledetti. Presto, presto. La bestia è andata. È morto qualcuno? Forse no. Forse non mi è morto nessuno. Eravamo 33. Lavoratore, guardi 5 e vai. Ok, direi allora che possiamo costruire questo. Tanto me lo fa costruire anche di notte. Non mi ricordo che cavolo faceva sta cosa, sinceramente.
forgia solare permette la creazione di armi infuse col potere del sole. Attenzione, attenzione, importante, importante. Ok. Ok, questa cosa anche va fatta a mano adesso, ci prendiamo un pochetto con più calma, perché non so se qui in questa modalità, che è quella difficile, questa cosa mi influisce sul mio personaggio oppure no. Quindi questa la facciamo un pochetto con calma, un pochetto meglio. Adesso cerchiamo di arrivare a 30 biete solari e poi vediamo, tanto siamo al giorno 30, tipo, ecco, ok, mi ricordavo 30, 31. Io non so, questi che cosa dare, ogni volta... Ah, forse i sacchettini, aspetta, forse non ce li ho quelli. Vabbè. Guarda le spade infuocate, madonna, con le spade infuocate facciamo i gigadanni. No, scudo, borsa, facciamone una sola. Ah, vedi? Ok. Dobbiamo fare le borsettine, che forse così trasportano più cose. Allora, lavoratori, alchimista, 1, tacchete. E 2. Nice, bene. Vorrei vedere un attimo se tutti hanno tutto. Ok. Questi non lo so. Guardie, ok, dovrebbero... No, questo di sotto. Ok. Ok, ok, no, tutti hanno tutto. Questo è molto buono. Abbiamo un viandante, attenzione. Chi sei? Come sei? Forte. Ah, ci piace a noi, forte. Andiamo su guerriero e vediamo. Coraggioso, onesto, saggio, perché ce ne abbiamo solo uno forte. Leviamo sto saggio, però devo capire dove cacchio metterlo. Vabbè, quello è abbastanza buono. Lo farei minatore del ferro. Allora, aspetto. Guerriero, saggio, cambio lavoro, minatore di ferro e viandante forte. Lo facciamo guerriero. Sì, ho letto. Dammi 30 secondi che sistemo sto guerriero e andiamo a fare il dungeon. Spada e l'armatura. 5 guerrieri, 3 alchimisti. Va, andiamo. Che poi in realtà, facendo anche solo uno di questi, si può già tornare a casa e già passa la notte. Però noi cerchiamo di portarla alla fine. Un lupettinos. Yeah, bravi tutti, andiamo avanti. Partiamo, vediamo cosa c'è. No, serpenti, please. Beh, cura tutti, per favore, non vi arrabbiate. Non vi arrabbiate, ci abbiamo i curatori. Proprio per questi motivi qua. Peccato che i curatori tra di loro non si possono curare, sta cosa... Oh no, forse sì. Non l'ho mai capito. Vabbè, andiamo avanti. Che abbiamo? Uno di sti cosi. Un cammello. Andiamo, vabbè. Un cammello strano. C'è altri? No, avanza. Yay, loot.
Dimmi che trovo ste gemme solari, per favore. Sei frammenti di qualcosa. Oddio, quelli erano che mi servivano. Donna 24, fermi tutti. Allora, combina. Io adesso posso fare la spada infuocata. Che mi chiede... Ah, due. Allora, facciamo una cosa alla volta. Allora, potenziamo l'armatura del titano. Dove è il mio personaggio? Ecco qua. E arriviamo a 14. E poi potenziamo l'arma del titano. E arriviamo a 4. Non so, forse. Sì, ma pare. Se non mi sbaglio, dovrebbe essere 4. Non ci sto capendo più niente, signori. Ma caldo. Ok, 4, perfetto. Vediamo se riesco a fare una spatina. Allora, in realtà dovrei costruire questo, in teoria. Però facciamo facciamo due spatine. Dai, due sole, due. E mi sa che è arrivata pure altra gente. Bene. Oh, quanto serviva gente quando non arriva poi nessuno. Adesso che non mi servono persone, arriva il mondo. Allora, lavoratori, direi di mettere guerrieri. Questa spada bellissima. Una qui. Ok, così i due forti dei guerrieri c'hanno l'arma bella, perché tanto questi non li sposto. Mentre delle guardie di forti sono solo uno, due. Ok. Diciamo che per il momento di armi non ne facciamo altre, ma cerchiamo di fare... Anzi, fammi vedere i guerrieri come stanno. Stanco, stremato, poco riposato. Dai, vabbè, ce la fanno a fare un altro giro, secondo me. E gli facciamo un altro dungeon, poi vediamo com'è la situazione loro a livello di stanchezza, perché poco riposato ancora ok, stanco è abbastanza al limite, stremato non va bene, quindi se recuperano adesso, prossimo giro gli facciamo fare di nuovo un altro dungeon, altrimenti poi lasciamo e facciamo i le guardie. Allora, io c'ho un altro dungeon da fare, vediamo. Ho lavoratori, guerriero, inizia stanchissimo. No, e allora stanotte salta. Piuttosto faccio due altre spade infuocate e gliela do alle due guardie forti. Piuttosto... E noi lo facciamo il dungeon questa volta. Passiamo. Così loro comunque si riposano stanotte. E tanto penso che entro domani questa riesca a farlo, ad arrivare a 30. Tanto me ne mancano solo 10. E non faccio più niente. Poi appena questo lo finisco, allora poi si può pensare a fare qualcos'altro. Tanto in dungeon per adesso servono solo per trovare risorse, perché una volta bisogna andare per scoprire il testo che è inciso sulla pietra. Tutte le altre volte serve solo per... Madonna, che è il tempo di arrivare. Tutte le altre volte serve solo ed esclusivamente per fare materiali, diciamo. Ma io avevo gente in giro. Sì, c'ho due mandanti per tutti. Un onesto, un gran lavoratore. Allora, cosa ci serve? Acciaio. No, ho sbagliato. Vabbè. Allora, il gran lavoratore lo mettiamo a fare acciaio. Tacchete. E quest'altro viandante lo mettiamo a fare... non il... pastore, ma il conciatore, perché mi pare per il conciatore bisogna prendere questo. Quindi facciamo conciatore. Quindi conciatore serve il carrellino, quindi combina
facciamo un carrellino per il conciatore. E l'altro che avevo messo, madonna, non mi ricordo più. Ah, quello dell'acciaio. Aspetta, dove vecchio era? Ricognitore guerriero, l'acciaio. Anche a lui gli serve il carrellino, quindi combina. Altro carrellino, please. Lavoratori, dov'è? Acciaio, carrellino. Ok, perfetto. Pietre solari ne abbiamo 20, quindi per adesso non facciamo niente, andiamo a fare ferro, sì. A caso, a caso. Allora, o mi mandate gente forte, coraggiosa, mi va anche bene. Ma se no gli altri se ne possono andare pure bellamente a casa. C'è troppa gente. Troppa gente. Non sappiamo più dove metterli. C'è troppa gente. No, ferro tocca farlo in botto, perché questi adesso ne consumeranno un sacco. Dai, 29! 29! Dai, per uno! Viandante. Signor viandante. Allora, facciamo così. È onesto lui, vediamo che cosa gli possiamo far fare, se no gli facciamo fare il ricognitore. Contadino, guardia, no, minatore, ferro, pastore, conciatore, ricognitore, qualcuno da sapere, minatore, guerriero. Il proletore non ha senso, cioè ne... sì, ti fa trovare queste altre cose a meno prezzo, però non serve, cioè a questo punto mi conviene più un ricognitore, ma super, perché può trovare anche cose in giro. Facciamo una borsa di cuoio, io e arco e frecce, mi sembra che non gli serve nient'altro. Quindi viandante, tu diventerai un onestissimo ricognitore. Fammi vedere se gli serve altro. Ah, l'armatura, la borsa, armatura, una bellissima armatura di ferro. Costruisci, sì, costruiamo questa cosa, finalmente. Yeah! Perfetto, quindi adesso fatemi guardare i lavoratori, guardiamo i guerrieri. Questi sono sempre stanchissimi, cioè io non so che fare con loro, cioè onesta. Quindi io direi, i ricognitori hanno, vabbè, sono i tizi della caverna, dai, facciamolo sto dungeon, dai, fate bravi. Dai, non sto dando. Dai. Guarda, sono lentissimi. Poverini, non ce la fanno. E Mizzica, mi dispiace un sacco. Il fatto è che se sono lenti, danno anche i colpi lenti. Facciamo ritirata, dai. No, stanchissimi, non si può, non si può. Allora, questo è un bel dilemma, perché finché quelli non si riprendono, cioè io non li posso materialmente usare. Stanco, stanco, sta poco riposato. Cioè, guarda, sono lentissimi. Il problema è che non vanno a dormire questi. Cioè, di giorno stanno in giro. Cioè, questi sono solo di notte. Allora, li facciamo fare due notti di fila senza fargli niente. Nel mentre io cerco di fare una spada infuocata. Ne vorrei fare, non so, una. Se qualcuno droppa un po' di pietre, magari. Zia, siamo senza ferro! Che sta succedendo? Scusami, ma lavoratori, carbone, ferro sono tre. Come caspita che non ne abbiamo? Questo è forte. Allora, aspetta un po'.
Guardi, queste sono tutte riposate. Devo vedere se li faccio fare tipo una notte a uno o una notte all'altro, perché sennò... Allora, a te ti cambio lavoro e ti metto come... Dov'era? Minatore di ferro. E tu diventi una guardia. Vediamo se ho fatto giusto, sì. Allora, spada d'acciaio, perché non abbiamo altro. Armatura d'acciaio. Dov'è quello del ferro? Eccolo qua. Ah, cacchio. Dategli un piccone. Dategli un altro piccone, combiniamo e facciamo dei carrellini. Lavoratore, minatore di ferro, uno. E due. Ok, ci siamo? E si sono stremati, cioè, come si fa? Allora, forte. Cacchio, almeno un'altra spada di quelle belle. Ok. Mo. Due. Di guardia, allora uno glielo mettiamo questa. Coraggioso. Questo più veloce, va. Che finché non lo levo, questo sta sempre in testa. A me non fa più danni. Allora, non facciamo il dungeon, perché se no mi muoiono di infarto i guerrieri. Non riesco a fargli fare un cacchietto. Dobbiamo aspettare che arrivi l'amico Fritz. Ferro 4, cioè non mi è mai successo, sinceramente. Giorno 34. Che con 23 riesco a fare una... a potenziare sia l'armatura che l'arma del titano. Si era buggato anche un attimo l'audio perché non c'era. Va bene, allora gli mettiamo questo. E questo. E possiamo fare un'altra spadina infuocata. E la diamo... no, guardia, dove... No, sì, guardia. E la diamo a... lui, perché l'ultimo è rimasto. Ok. Andiamo a fare ferro, perché... cioè, ho sbagliato io a metterli, ma mi sembra strano. Allora, lavoratore dell'acciaio, minatore del carbone, minatore di ferro. Cioè, è questo, non è che dice... voglio fare ferro. Anche perché adesso a livello di costruzione non dobbiamo fare più niente. Abbiamo già fatto tutto. Combina, vabbè, se c'è qualcosa da fare, ma se no, cioè, non ci serve nient'altro. Si sono super stanchi, cioè. Non capisco. Ah no, stanno camminando piano perché c'è la neve, me ne sono accorto solo adesso. Cioè, ma che caspita, ci hanno dormito tutta la notte. Infatti adesso voglio vedere, guerrieri, stanco, poco riposato. Boh. O gli devo levare proprio da questa parte, dato che magari non gli faccio fare il dungeon e gli lascio lavorare, cioè lavorare, e gli lascio riposare così. Che secondo me questi sennò non si riprendono più. Però in dungeon sono importanti, perché almeno trovano cose, cioè quello è il fatto. Parla con lo sconosciuto, un guerriero magro si avvicina con una spada infuocata sulle spalle.
Nice, un'altra spada in fuoco. Finché arrivo però. Aspettami, sconosciuto. Tu che agiti la spada. La spada infuocata un attimo. Dammi un paio d'ore prima di arrivare. I dungeon portati a termine sono buoni. Portano questi. E adesso servono un sacco. A prima di essere stato esiliato dai preti dell'Ovest, non mangio da giorni e non gli diamo il cibo perché siamo bravi. Ok. Vabbè, abbiamo una spada. E sono abbastanza combattuto in questo momento. Devo essere sincera. Perché ho lavoratori. Sono stremati. Cioè, questi non possono fare niente. Cioè, letteralmente non possono fare niente. Qua ce l'hanno tutti. Guerriero. Allora, andiamo un po' viandante, gran lavoratore. Mettiti a fare minatore di ferro, che per qualche arcano motivo qua, cioè, sta andando... Aspetta, forse il ferro lo usavano gli alchimisti, mi sa. Però non ero mai arrivato a 19, cioè, mai. Allora, combina, fammi un carrellino. Non lascia un piccone. Lascia un piccone. Lavoratori, lavoratore di ferro. Io non sto leggendo tutte scritte che passano, ma io non leggo niente. Vabbè, facciamo. E chi è? Ah, vabbè, lupetti. I lupettini. Attacchiamo. Gli sfiorano e muoiono subito, cioè poi istantaneamente. Vedi pire. È la potenza di queste armi. No, ma conviene che le altre guardie le faccio... no, guarda, le altre guerriere li faccio guardie, così durante il giorno dormono. E recuperano così e poi vedo di switcharli poco prima, perché sennò non ce la fanno, non ce la fanno proprio. Libera il titano ancora no, perché vorrei arrivare almeno a livello 5, forse anche di più sarebbe meglio in realtà. E quindi bisogna aspettare un pochettino. Andiamo a fare ferro, che qua serve, come se fosse acqua. Pane. Aspetta, ma sì, gliele avevo messe le cose a lui, no? Ah, perché lavoratori, guerrieri sono stanchi, ma finché arriva sera questi diventano stremati, tipo. Allora, intanto, vai nella miniera, lavoratori, spostiamo tutti i guerrieri. Che in realtà facendo guerrieri non c'è bisogno di fare le guardie. Quindi in teoria potrei fare un'altra cosa ancora. Allora sposto il coraggioso. Guardia, devo fare i coso però. Devo fare un po' di torce. Una, due, tre. Siamo quattro. Quindi, guerriero. Questo coraggioso gli cambiamo lavoro e gli facciamo fare la guardia. Quest'altro guerriero onesto no, questo neanche, questo forte facciamo fare guardia e quest'altro forte e facciamo fare guardia. Poi
questi due onesti, vediamo che cosa gli possiamo far fare. Direi che li metterei tutti a fare ferro, perché serve un botto. Quindi combina due carrellini e due picconi, 1, 2, e quest'altri due li cambiamo lavoro e li facciamo fare minatore del ferro 1 e minatore del ferro 2. Poi andiamo minatore del ferro, diamo il piccone e il carrellino a lui, il piccone e il carrellino a lui. Perfetto. Quindi adesso farei un'ulteriore cosa, perché comunque ho 8 guardie e sono tantissime, di cui 1000 con le spade infuocate. Mi leverei sto più veloce, perché considerando che è più veloce, questo va in testa e sta molto più lontano dagli altri, e quindi significa che subisce più danni rispetto agli altri. Però intanto vediamo che cosa ho. Ah, forte e coraggioso. Allora, i forti sono 1, 2, 3, 4 e 5. Mi terrei tutti forti e giusto un coraggioso. Quindi bisogna capire che cacchio farli fare a questi. Vabbè, tanto mo' è arrivata la notte, quindi per il momento non li cambio, li lascio così. Poi prossimo giro gli faccio fare qualche cosa, che tanto sono tutti con le spade belle, giusto? Spade, armature. No, non è vero. Mi è infuocato, ok. Ok, quindi per adesso non mi servono neanche spade. Direi che me ne faccio giusto una se non ce l'ho. Combina. Spade infuocata, ne faccio giusto una. E poi azioni. Mi faccio fare questo. Per il momento ci fermiamo qua. Non gli faccio fare nient'altro, perché tanto arriverà qualcosa adesso, solo da capire cosa. No, il ragno gigante. 2. Vabbè. Mamma mia, non hanno detto neanche A. Neanche A hanno detto, incredibile. Incredibile. Fantastico, fantastico. Fantastico. Beh, 8 guerrieri qua, 8 guardie, tutti armati fino ai denti. E ti credo io che è così, che va così. Allora, diciamo che siamo comunque abbastanza vicini alla fine comunque. Siamo 36esimo giorno. Io, come detto, la run che ho finito sarò arrivata al 40-45, non ricordo, qualcosa del genere, quindi ci siamo abbastanza. Miniera. Allora, vediamo un attimo, tu guardi, è poco riposato. Poi sta pioggia neanche aiuta, c'è da dire. Neanche aiuta. Nel cibo siamo un po' scarsetti, considerando che siamo 40. Ma siamo arrivati a posti pieni. Non c'è più spazio. Fare un po' di cibo. Quanti c'ho di tizi al cibo? Mentre al ferro ce n'ho 7. Dai, spostiamone uno di qua. Per un lavoratore qua sono 2. Un lavoratore 1. Vabbè, mettiamo un onesto di qua, dai. Cambia lavoro e ti facciamo fare il contadino.
gli dobbiamo mettere... No, la falce sta di qua. No, ho sbagliato. Ho sbagliato di nuovo. Ok. Ora in fattoria. Ma come abbiamo... Ah, adesso sono diventati 40. Ok. Vabbè, ti facciamo fare... Vabbè, mettiamo quello di... carrellino. E lascio. No, ho sbagliato il piccone, mannaggia miseria. Minatore, minatore. Dov'è? No, ho sbagliato di nuovo. Minatore del carbone gli ho messo, no, scusa. Quello del ferro, dov'è, mamma mia? Poi queste cose sovrapposte non si capisce. Ferro, proprio. Poi vabbè, ci stanno i disegnetti, però non li sto dopo. Quindi piccone e carrellinos. Ok, facciamogli fare questo intanto. Io così ce l'ho ancora, sì. Ricognitore, uno mi è morto, bene. Ok. Non mi sta facendo fare la cosa, però. Ok, forse è passata. Non lo sapevo mai. Ok, in teoria altri 14 pietre solari e siamo a posto. Siamo a cavallino. Otto guardie, siamo tutti a posto, giusto? Sì, sì. Belli, forti, incredibili, tutti riposati. Ma che bello. Strano però che mi è morto solo un ricognitore, ma che non mi ha dato la possibilità di fare il dungeon. Boh, vabbè. Va bene, va bene. Spero e penso che nella prossima si potrà già fare altri due potenziamenti. Bene, che... incredibile. Allora. Che poi si bugga l'audio, cioè... Fa in tempo di partire l'audio che già deve smettere. Incredibile. Allora, direi che siamo a livello... sì, a livello... al giorno 37. Direi che al giorno 40, come sia sia, si va a liberare l'amico Fritz. L'amico Titano. E vediamo come va. Vediamo come va. E niente, vediamo se si riesce a fare un dungeonettino magari questa notte. Maybe. Vediamo un po'. Vediamo un poco. Intanto facciamo fare ferro. E quello serve sempre. Ok, un ricognitore è andato. Un ricognitore è andato. Vediamo se torna. E poi anche quello, non sappiamo se torna. Perché se torna possiamo fare il dungeon. Perché adesso le mie guardie sono stanche, però hanno tutto il giorno per riposare. Quindi ce la potremmo fare in teoria. Poi non sta neanche né piovendo né grandinando qua. Quindi dovrebbero essere anche un po' più fast i tizi a passare da una parte all'altra. Tanto ne sta arrivando un altro. Cerchiamo di capire cosa può arrivare. O gli faccio fare un ricognitore. O se no pastore. No, pastore no, due vanno bene. Mi sa che faccio fare... ricognitore,
Quindi combina, gli faccio scudi milioni, una borsa, una borsettina di cuoio e arco e frecce. Aspetta, una cosa alla volta. Aspetta, fermi tutti. Allora, con calma. 4-4, allora facciamo fare questo. Tanto l'amico lavoratore qua, viandante, che è onesto, onestamente gli facciamo fare questo lavoro fantastico qui. Gli mettiamo le cose, guarda pure la modula d'acciaio, guarda pure quella figa, dice ci sta, ci sta. E facciamo miniera. Forza di quartiere, ciao Luca! Metto, che sei. Ah, stai tornando! Ah, già, avevi detto che era sabato, sì, sabato, domenica. Buon ritorno in auto. Fabio, un viaggio. E grazie per essere passato. È sempre piacere. Spero che ti sei divertito in queste 2 settimane. Non mi ricordo quanto era. Queste vacanze, insomma, che hai fatto. Allora. Quindi, possiamo anche potenziare questo. Ok, già siamo a livello 5, questo è tutto molto buono. Siamo al giorno 38, quindi secondo me 40 possiamo anche chiudere. Non mi arriva quello col dungeon e mi sa che è morto. Di nuovo un altro ricognitore. Dai però. Ma perché non il tizio non mi dice niente? Cioè, non mi fa fare più dungeon, non ho capito. Boh. Non lo so, non lo so. Perché uno mi è morto, perché eravamo 40 e siamo diventati 39 ed è ricognitore perché c'avevo due, adesso ce n'ho uno solo. Che poi tra le altre mi è morto. Ah no, perché anche quell'altro gli avevo dato l'armatura d'acciaio. Non lo so. Il ricognitore è un lavoro difficile. Però io voglio fare un dungeon prima di chiudere. E dai. Che caspita. Vabbè, dov'era? Guardia. Ah, sono tutti riposati, poco riposato, quindi ok, azione. Sono arrivati gli animali qua, fantastici. Mamma mia, finito, 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 incredibile. Cioè, okay, arrivano, subito andati, fantastico. Continuiamo a raccogliere ferro. Sì, anche se bisognerebbe raccogliere un po' di cibo, tra le altre, fare un po' di cibo. E niente, qua i ricognitori vanno e non tornano più, cioè io non lo so. Boh. Andiamo poi, andiamo come andiamo. Allora, facciamo di fare un po' di fattoria qua. Per un attimo me la sembrò di vedere chain dei 18. L'uno era nascosto dietro la luna, non si vedeva. Molto bene. Very good, come direbbe qualcuno. Allora. Niente, attendiamo il giorno 40, perché adesso sono prefissata io come giorno 40, perché altrimenti si potrebbe già fare, ma dato che questo è, ricordo a tutti che questa è la modalità difficile, quindi se mi muore il personaggio si restarta. Non vorrei che il titano comunque fosse collegato al personaggio, quindi mi prendo questi altri 2 giorni in più, giusto per essere un pochetto più tranquilla. Potrei fare altre persone alchimiste, giusto per avere un po' di pietra solare in più, però sono già 3. Perché i saggi in giro sicuramente ci sono. Queste ci vanno un attimo a comprarle, mi costano tipo 13, mi pare. Ma ce ne abbiamo 84, quindi. It's ok. Super ok. E al tizio che sta arrivando adesso gli facciamo fare di nuovo il ricognitore. No, vabbè, se saggio gli faccio fare alchimista, dai. Tanto ci va un attimo. Però se non sei saggio ti tocca il ricognitore. Coraggioso.
Peccato, peccato. No, però aspetta, fammi guardare un attimo le mie guardie. Forte, coraggioso, più veloce. Questo più veloce un po' lo voleva, però c'è una starma qua che comunque so forte, quindi se stanno all'inizio. Niente, diventerai un bellissimo ricognitore. Saluta la tua famiglia, perché non so se la rivedrai. Nel dubbio, nel dubbio. Quindi, una borsa. L'armatura ce l'abbiamo, quella che c'è, non te ne faccio di quelle belle. Arco e frecce, lavoratori, viandante. Ti prego, torna. Ricognitore. Cuoio. Abbiamo pure armatura d'acciaio. Cioè, guarda, cioè, vi do anche le cose belle. Le cose che vi tengono più in vita, però voi non tornate. Io non capisco come sia possibile tutto ciò. Però, vabbè. Allora, continuiamo a fare queste cose. Potenziamo l'armatura del titano. Penso forse riesco a farli arrivare a livello o 5, 6 o 6, 7. Penso 7, 7 non riesco a farglielo fare. Mi sa di no. Ah, aspetta, cioè abbiamo finalmente una che è ritornato a casetta, quindi cambia lavoro. Guerriero. Guardia. Cambia lavoro, guerriero. Guardia. Cambia lavoro, guerriero. Cambia lavoro, guerriero. Cambia lavoro, guerriero. Ok, andiamo a fare sto cacchio di... Tanto lui l'ha fatto la cosa, dungeon, ok, via. Ah, finalmente. Cerca nella pila. Ci servono ste cacchio di pietre solari. E giustamente il serpente uscì a romper cazzo. A rompere le scatoline. Monello. Non si fanno queste cose. A me non mi cura nessuno. Ah, ok. A me non mi cura nessuno. Gentilissimi, avanza. Va bene. Va bene. Vediamo se adesso mi curano. Grazie, gentili. Lo apprezzo molto. Ok, avanziamo. Cerca nella pila, ti prego, cose utili, per favore. Dai, però, siete un po' maledetti, posso dire. Giusto un poco. Ma perché non vogliono curare gli altri? Cioè, non capisco. La cura no, quelli che vogliono loro. Bravi, bravi tutti. Ok, Mem ha curato. Sta curando quest'altro. Ok, avanziamo. Prendiamo sto loot e speriamo che ci siano di qualcosa di solare, magari. E ci servono tantissimo. Apri sacco. Sacco bello, per favore. Frammenti di qualcosa. No. Che non sono questi, perché questo è peso, no, questi sono frammenti meteoriti. Ok, ricambiamo questi qui e li facciamo ritornare a guardie. Perché faccio questo trick? Perché è l'unico modo per farli effettivamente riposare, perché sennò questi non riposano mai e diventa un cavolo di problema. 1, 2, anche l'ultimo, cambia lavoro, guardia. Ok, mettiamo la potenza all'arma del nostro amico titano e siamo al giorno 40. Facciamo passare il 40, facciamo 40 completo e
poi al prossimo, al 41, come sia sia, si libera il titano e speriamo fortissimo di farcela, perché la parte del titano non è semplicissima. Potenziamo anche l'armatura. Dai, forse riusciamo a fare 7-7, attenzione. Forze. Allora, siamo abbastanza tranquilli. Non gli farei neanche fare il dungeon a sto punto. Facciamo un po' di miniera. Ma ce ne sono 280. 78. 78. Che comunque 77 volevo dire. 282 volevo dire. Quindi sono abbastanza. Vorrei solo riuscire a fargli fare un altro livello. Dai, con 3 non riescono a farmi 6 di pietra lunare. Dai, penso di sì. Dai, fate bravi. Non gli faccio neanche fare il dungeon a questo punto. Mi lasciamo così. Dai, dai, presto, presto, presto. Aspetta, ma dove sono i miei altri alchimisti? Di grazia, cioè ne ho 3. Otto. Dai, per 2. Ma serio? Per 2 seriamente non riesco. No, allora aspetto l'altro giorno. Vediamo, perché a volte succede che loro hanno la cosa, l'oggetto da lasciare. Però quando diventa notte non fanno un cavolo. E quindi è come se ce l'avessero in tasca, ma non l'hanno lasciato in deposito. Quindi aspettiamo il giorno dopo, non sto allungando la storia, giuro. Giuro. Però che caspita, dai, me ne mancano 2. E dice, ne mancano 5. Dice, vabbè, è 2. 2. Ok, aspettiamo l'arrivo di qualcosa. Potrebbe essere il ragno gigante, potrebbero essere anche 2 ragni giganti in realtà. Vediamo un po'. Potrebbero essere anche lupi. Oddio, in realtà, dato che è il 40° giorno, potrebbero essere i ragni giganti. Potrebbero. Non ne sono sicura, però potrebbero. No, invece no, sono quest'altro. Sono 2. Tre. 40 eravamo. 40 siamo rimasti. Meglio di così non si può. Yeah, bravi tutti. Eran 3. Questo eran 3. Sì, eran 3. Bene, bene. Beh, andiamo a fare miniera. Andiamo in miniera. Questo è l'ultimo giorno. Dai, facciamo un 7-7. Dai, vabbè, per 2 proprio. Cioè, io non lo so. Ma vediamo, secondo me li droppano, eh. Non è sì. Perché ho visto soltanto uno passare. Andiamo un po'. O magari era solo uno perché gli altri 2 erano andati nel dungeon. Cioè erano andati tutti e 3 nel dungeon, ma 2 erano stanchi. Non lo so. Questa cosa mi è sempre stata abbastanza incapibile. Però potrebbe essere così in realtà. Ecco, vedi, adesso sono 3, quindi praticamente mi lavorava soltanto uno. Dai, appena arrivo, giuro chiamo il titano, giuro lo chiamo. Detto a 41 e a 41 si fa. 41 si libera. Il titanos, tanto vi facciamo fare ferro, come se non ci fossero domani. E si stanno continuando a prendere ferro, però siamo su 325, quindi ok.
Dai, però, ci potete mettere tutta la giornata per farmi due pietre solari. Grazie. Mamma mia, è la lentezza proprio. 17. Dai, però. Dai. Dai, perché così diventerebbero tre che me ne mancano. Dai, mo per tre. Dai, no, per tre no, dai. Non sono i cinque. Aspetta, stanno ritornando, attenzione. Fermi tutti. 10, va, a posto. 8, 7. Faccio partire. Faccio liberare il titano. C'ho un po' di paura, devo dire la verità, perché questa modalità non so come va a finire. Ok. Ah, ha sbagliato. E che cacchio. Non mi fa ricominciare tutto da capo. Quindi questo a parte. Ipotizzo. Sta facendo schifo sto giro. Sto morendo. Dai, ma era finita. Stavo rimanendo a profusione. Che sta succedendo? Si è buggato il gioco, però mi fa ricominciare la battaglia. Ah no, io ricomincio la battaglia. Dai, per un misclick, non la sapevo quella cosa. Avevo allontanato la mano dal mouse, giuro. Dai. Mando schifo. Ma che sta succedendo? Perché sta cosa è abbastanza randomica, non si riesce a... Eh vabbè. Perché gli faccio poco danno? No, però aspetta. Ah, perché armatura più... Perché armatura... Ah, scusa, ricomincio la giornata. Ah, Christian Anderson me la fa ricominciare. Dai, per un misclick, però. Me l'ha azzerato. Sai che poi mi fa il giro danni. No, dai. Cioè, mi fa ricominciare la battaglia da zero. Ma sta cosa è un bug. E non mi fa ricominciare la giornata. Se faccio esci, che succede? Non mi fa neanche uscire. Fermi tutti. Devo chiudere di brutalità il gioco. E beh, era buggato, però. Allora, andiamo un po'. Cioè, dai. Avevo allontanato la mano dal mouse, perché ho detto, ah, è finita, che bello. Invece no. Non lo so che succede adesso, onesta. Comincia la nuova partita. Niente, tutto da capo.
tutto da Caperon. Ma perché convinta che era finito? Ho detto sì, lo sto, l'ho ucciso. E invece no, c'era un'ultima parte. Ah. E niente, questa achievement è andata abbastanza all'ortica. Cavolo, era andata tutto abbastanza bene. E niente, direi che con molta tristezza direi che questa live finisce qui. Non credo che lo riporterò tutto in live, forse, e dico forse, mettendo molto le mani avanti, magari porto soltanto la parte in cui, forse lo faccio proprio registrato per cavoli miei, porto giusto la parte in cui arrivo a sconfiggere l'amico Fritz. E niente, molta tristezza per un misclick. No, onesta, avevo la mano lontana dal mouse perché ho detto che bello, invece no, finché quello non muore non bisogna esultare, basta. Abbiamo imparato la lezione che finché il nemico non muore definitivamente non si esulta. Io stavo esultando prima e ho sbagliato, sono stata punita per questo. Va bene, grazie mille a tutti quanti. Un po' triste sta live, finita così. Vabbè, grazie mille a tutti quanti. The Bullfire comunque rimane un bellissimo gioco secondo me. Ci vediamo alla prossima con un altro gioco nuovo, perché questo mese in teoria ce n'ho 2/3, di cui due un pochetto simili, ma ce n'è uno, mamma mia, ce n'è uno che mamma mia, non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Non dico il giorno perché non mi ricordo quando è di preciso, mi ricordo che è agosto, non ricordo bene il giorno di preciso. Quindi ci vediamo prossimamente con un altro giochino. Infatti devo anche reinstallarlo in realtà. Sì. Quindi ciao a tutti e alla prossima.